La storia che vado a raccontare è quella di un sogno che la volontà di Dio suscitò in Maddalena di Canossa e di come il sogno divenne opera e rivelazione del sentiero che ogni anima eleva a conoscenza del solo amore. Era il tempo in cui, della rivoluzione di Francia, altro non era rimasto che un impero. Gli Asburgo dominavano le Venezie e i popoli venivano resi poveri di fede e ideali, affaticati da un invisibile giogo che rende ogni passo privo di direzione. Iddio mi aveva reso suo sacerdote per la gente di Verona e io amministravo tale grazia rivelando ad ogni povertà la ricchezza della sua misericordia. Non ricordo il luogo, ma chiaro è in me l'incontro con quella giovane e nobile donna di nome Maddalena. Il suo sguardo entrò nel mio, rivelando l'amore che nutriva per la vita, i segni di una recente malattia e l'inquietudine di chi, nel risveglio dei sensi, aveva finalmente conosciuto il mondo nel suo originale aspetto. Rimasi turbato,
perché in lei riconoscevo il vibrare di un'anima al suono di Dio. Raccogliendo le mani, chiusi gli occhi e, chinato il capo, aprì il mio ascolto alle sue confessioni, certo che lo Spirito avrebbe fatto nuovo ogni nostro giorno. Ogni giorno divenne nuovo. Maddalena entrò nella preghiera e l'anima sentiva elevare nella presenza dell'Eterno. Spoglia di ogni esitazione,
abbandonava ogni timore nella contemplazione di Gesù crocifisso, e quell'estremo dolore la nutriva di gioia, perché in così tanto amore non sentiva limite se non quello del paradiso, ove il limite è l'infinito amore di Dio. E Maddalena così tanto desiderava il paradiso che ogni momento della sua fragile e appassionata esistenza era vissuto come dolce attesa dell'incontro con l'amato. È in quell'attesa che Maddalena sentì crescere nel cuore la nitida percezione di un sogno divino che si sarebbe manifestato lungo il suo tempo. In passato aveva creduto di poter riconoscere il proprio sentiero nel silenzio del Carmelo, ma la preghiera sentì una risposta che prese aspetto di sogno, e poi immagini e poi suoni di un mondo fatto di poveri, ammalati, emarginati, dove Dio è solo e solo Dio è la salvezza. Apri lo sguardo, Maddalena, e volgi il cuore verso il tuo Signore. Segui il sentiero della croce, trasfigurando la tua vita un sogno d'amore. Immagina un tempo che il lupo pascolerà insieme all'agnello. Immagina un'opera di morte.
Maddalena mi parlò di quel sogno immaginario che sentiva ormai prossimo a realizzarsi, cosciente che il dolore non sa aspettare e che ogni tempo lasciato al dubbio non è altro che la negazione di un possibile sorriso. Con la follia di un bambino mi parlò della sua opera, di lasciare la sua casa, gli affari, la famiglia, di come poter far conoscere la gloria di Dio a chi non conosce più la gloria della vita. Io l'ascoltavo, la consigliavo e insieme ci prostravamo innanzi all'Eucaristia, perché solo innanzi a Dio possiamo conoscere cosa siamo. E sempre, sempre la spronavo a chiedere a Dio e sempre le chiedevo pazienza nell'attesa di una risposta, di un segno che indicasse il cammino. E nei segni, nelle circostanze, Dio rispose. Maddalena lasciò il passato, varcò la soglia e nel primo passo avvertì la grandezza del dono che aveva ricevuto da Dio. In quel passo l'opera ebbe il suo principio. Vidi inginocchiata innanzi a Gesù Sacramento, con lo sguardo in Lui,
Il suo essere sembrava compenetrare in quel silenzio. Uscii da quel momento e subito mi sorpresi ad attendere di incontrarla. Era in me forte il desiderio di comprendere quel fremito così interiore e manifesto. E non dovetti aspettare molto, perché l'indomani Maddalena si presentò a me e cominciò ad aprire il mio ministero all'incontro che aveva avuto. Ebbro di così tanto amore, mi raccolsi nella preghiera che nel tempo divenne intensa nell'assimilare la fede che Maddalena emanava dalla quotidianità del suo essere di Dio. L'estasi che viveva sublimavano ogni suo divenire e lei non cercava solo di amare il suo Gesù, voleva innestare il suo dolore, così da trasfigurare la propria essenza
e come nuova creatura assaporare in lui la resurrezione e il ritorno al Padre. Come un bambino, l'opera cresceva in sapienza e virtù, nutrita di umiltà, di carità, di quanto lo spirito e il cuore di Maddalena riversava in chi le era accanto. Perché Maddalena, ogni preghiera, ogni Eucaristia, come vino nuovo tramutava in azione del mondo. La gloria di quel fermento voleva si completasse nella salvezza delle anime, nel sorriso della carne, in speranza dei disperati. Ma il desiderio di questa gioia divenne il suo tormento, tanto che le notti dello spirito cominciarono ad assalirla. Il maligno entrava nei suoi angoli più remoti e in lei seminava dubbio, incertezza, paura. La invitai a non mutare i suoi propositi e a nutrirsi di Gesù Eucaristia, così che nel suo orbitare Gesù presente rendesse luce ad ogni ombra. Le ricordai con forza che in questo impervio cammino mai sarebbe stata sola. E Maddalena ascoltò, andò in chiesa e si prostrò innanzi a Gesù Eucaristia. Poi, raccolte le mani sul cuore, volse lo sguardo al cielo e affidò alla tenerezza di Maria Santissima ogni suo passo. Santissima Maria Vergine Madre, tu che conosci il cuore di Gesù, tu che hai cresciuto dentro il suo mistero, amore di Dio. Santissima Maria, che questo amore, seguendo ogni suo passo, hai fatto tuo. Dammi di comprendere il cammino, la volontà di Dio. Santissima Maria, mia dolce madre, proteggimi da ogni esitazione di portare ad ogni mio fratello la carità di Dio. Santissima Maria, restami accanto, perché il mio tempo non sia mai perduto. Rendi me un fragile strumento a gloria di Dio. Santissima Maria,
Maria Santissima la prese per mano e il cammino conobbe il disgelo. La misericordia di Dio si manifestò con le prime gemme, le prime fioriture. In Maddalena e nell'opera la primavera era arrivata. E vennero altri giorni, altre notti, e sempre più ogni stagione avvicinava Maddalena alla luce. E lei, nel sogno, non vedeva il suo orbitare all'infinito, ma destinato a completarsi in quella luce, come a precipitare verso l'alto. Sentiva di essere strumento, ma voleva essere di più per il suo amato. Da sempre aveva desiderato fare voto di castità, ma io l'avevo invitata all'attesa, poiché è lo sposo a dover fare il passo, suscitato dall'amore della sposa. E lei, come in tutte le cose, aveva seguito con umiltà e discernimento il mio consiglio e poi quello dei confessori che la guidarono dopo di me. Nel tempo la luce divenne sempre più intensa. In ogni preghiera, in ogni Eucaristia, sentiva crescere quel sole nel mezzo dell'anima e si sentiva precipitare dentro. E quel giorno la luce prese forma. Il Gesù della croce chiamò il suo nome e le venne innanzi con il sorriso della resurrezione, per abbracciarla come solo amore può.
Maddalena sentì di essere sua e nel più alto di ogni vibrazione si unì in quel sole con un semplice ed eterno sì.
notte potrà venire nessuna notte con te. Potrà negli ultimi anni della mia vita, Dio mi donò la grazia di affidare al mio sacerdozio la cura spirituale di Maddalena. Seguì i suoi primi passi, conobbi l'intimità del suo cuore, ma più di ogni cosa compresi come la presenza di Dio nel ministero di ognuno di noi possa cambiare le cose e rendere anche il più folle dei sogni il sentiero che conduce alla santità. Che sia notte, che sia giorno, non temere. Così Gesù confortava Maddalena. Pensa solo ad amarmi. Dio solo, basta. E Maddalena lo amò con tutto il cuore, con tutta la sua mente, con tutta la sua anima. Fu così che la vita di Maddalena entrò nella luce, cambiando le nostre vite e generando gioia nelle canossiane e nei canossiani degli anni a venire, perché la gloria di Dio fosse visibile al mondo intero. Che sia notte, che sia giorno, non temere, Dio solo, basta. L'anima lo puoi toccare, Maddalena.